È ottimismo la parola d'ordine degli operatori turistici italiani che hanno investito in Egitto, dopo 3 anni di turbolenze politiche e di violenze di piazza che hanno fatto dimezzare gli arrivi dal nostro paese. Il nuovo corso politico che si è aperto con l'elezione del presidente Abdel Fattah al-Sisi regala speranze di stabilità e di rilancio del settore. È proprio con l'obiettivo del rilancio che il Ministero Egiziano del Turismo e le associazioni di categoria Astoi e Ainet hanno convocato a Marsa Alam, dove è forte la presenza degli investitori italiani, tutti gli operatori del settore, per l'evento United for Egypt. Questi anni di crisi sono costati al sistema turistico italiano, perché abbiamo perso circa 600.000 turisti che andavano in Egitto e oggi non vanno, quindi siamo passati da avere oltre 1.100.000 italiani all'anno in Egitto a 500.000. Questi 600.000 clienti in meno significa più o meno 700 milioni di fatturato perso. Dalle autorità locali gli addetti ai lavori hanno incassato la promessa di una forte collaborazione, oltre alla garanzia che si è aperta una nuova fase politica. In Egitto potranno esserci ancora manifestazioni che sono fenomeni normali, ma non violenze e caos, perché il paese si è avviato verso una fase di stabilità e sicurezza. I disordini non hanno mai riguardato gli stranieri, che continuano a essere i benvenuti, soprattutto gli italiani. Tra eredità dei faraoni e spiagge da sogno, il turismo rappresenta per l'Egitto una voce fondamentale dell'economia. Assorbe più del 12% della forza lavoro, copre l'11% del PIL e contribuisce al 22% delle entrate in valuta estera. Ma le rivoluzioni del 2011 e del 2013 hanno messo il settore in ginocchio. Se nel 2010 più di 14,7 milioni di turisti hanno visitato il paese, nel 2013 gli arrivi hanno toccato il minimo storico, attestandosi a 9,5 milioni. Il Ministero del Turismo ha preparato un piano da $1 miliardo, che entro il 2022 dovrebbe portare gli arrivi a quota 30 milioni, ma per l'immediato chiede ai paesi occidentali e all'Italia in particolare di fare la loro parte. Rimuovere il travel warning ai viaggiatori diretti verso Sharm el Sheikh e il Sinai, che scoraggia le partenze. Gli egiziani sanno che noi gli siamo vicini e sosteniamo il processo di transizione. Naturalmente, quanto più saranno positivi i segnali che verranno dall'Egitto adesso anche nelle prossime settimane e mesi, tanto più si potrà incrementare ulteriormente la cooperazione e con una stabilizzazione ancora più consolidata si potrà eventualmente anche in coordinamento con gli altri paesi rivedere la questione di Sharm.